col cuore. Ridono e cantano, come dicono loro, per non piangere. Sono i genitori e gli insegnanti delle scuole elementari di Roma, ancora una volta, l'ottava, davanti al Ministero dell'Istruzione per protestare contro i tagli alla scuola pubblica. Hanno piazzato gli ombrelloni, sono pochi, ma non mollano. Chiedono alla Gelmini di essere ascoltati. La protesta non va in vacanza, è caldo, ma noi siamo qui, comunque compatti, saremo ancora qui a settembre, perché i tagli... quest'anno è la terza tranche, sono drammatici, sono ingenti. E rimaniamo allibiti davanti al fatto che invece il Presidente del Consiglio Berlusconi in un solo giorno è riuscito a trovare i 250 milioni che mancano al budget della privata. Manifestano anche a luglio perché proprio in questo momento si comprende la portata dei tagli. Meno insegnanti, più studenti nelle classi. Perché si vuole eliminare il pensiero critico da questa società? La scuola è come l'acqua, un bene comune? Veramente, noi dovremmo crederci in questa cosa, perché la scuola è la garanzia per il futuro e il futuro di qualità dei nostri bambini. Continuano a risparmiare.